audio. Regia adesso, adesso chiedo. Eh? Adesso chiedo, scusate, eh? un attimo perché sembra stasera è tutto un po' difficile. Allora. Sì, mi stanno confermando che non si sente. Sì, anche a me. Non so perché. Io ho, il, ho il... Pasquale. Regia, dicono, scrivono tutti che non si sente niente. Mi senti? Pasquale? Sì, adesso si sente. Si sente? Sì, così mi dicono dalla regia. Ah, va bene, ti dicono dalla regia che si sente? Perfetto, va bene. Vediamo. Finalmente, finalmente, va bene. Allora, scusate, ricominciamo tutto da capo. Si vede che io nel mio karma di Karma TV il mio karma tv eh, devo insomma devo faticare un po va bene allora buonasera io avevo già presentato l'ospite che è un gradissimo ritorno come avevo scritto bernard rush eh, ciao bernard io buongiorno tu, a tutti ti faccio una dichiarazione d'amore anche se dietro di te c'è tua moglie <ride> tu mi... <ride> quando io e te parliamo io cambio energia entrano una, anche senza lavorare insieme, solo sentirti cambio di frequenza. Quindi per me tu sei un dispensatore di energia positiva. Quindi questo mi, mi piace moltissimo. Quindi è una dichiarazione pubblica. Eh? E <ride> tu mi hai detto... Potrei che... dire viceversa anche. Sì, <ride> mi hai detto, mi stavi raccontando. Che anche se non riguarda gli angeli, o le guide o forse sì, che ti sei innamorato di Maria Maddalena e che sei stato in Francia a cercarla, sì. a cercare i suoi luoghi. E io ti ho chiesto, non in diretta ma prima, ehm, che cosa hai sentito, che cosa ti ha dato questa ricerca. Beh, per me, Maria Maddalena è un, è un personaggio fantastico, una donna che ha saputo fare una, veri, una vera e propria rivoluzione, duemila anni fa, ossia già è difficile oggi per una donna mandare un messaggio spirituale, figuriamoci duemila anni fa, e ha avuto questo coraggio di andare dalla Palestina alla Francia, in cui, secondo la tradizione provenzale, è rimasta dopo la morte del Cristo. Ed è stato, sono diversi luoghi dove lei ha vissuto, ha tramandato il suo insegnamento, i suoi unghie, unguenti, le sue terapie, ed è affascinante andare, quindi mi sono preso durante le vacanze cinque giorni per andare a seguire proprio eh, i suoi passi e ho fatto una video eh, su YouTube per, per spiegare un po' quello che ho capito da, da mettere i miei piedi nei suoi, nelle sue orme e di scoprire quanto dirompente era il suo messaggio perché era in qualche modo il lato femminile del messaggio di Gesù. Sì. Secondo me. Ma io credo, adesso poi ci sono anche le favole, ma io credo che come c'erano 12 apostoli maschi, c'erano 12 apostoli donne, giusto? E poi il Vangelo ci parla, questo è una un pensiero che ho avuto, non so se tu lo condividi: il Vangelo ci parla di 12 eh, pescatori, di 12 personaggi presi dal popolo. Ma probabilmente come karma avevano già fatto un percorso, se no non avrebbero accolto la parola del Cristo, non avrebbero potuto essere sensibilizzati, quindi erano pronti, sono scesi per diventare i suoi apostoli. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, perché quando Gesù gli dice così, voi siete pescatori e io vi farò pescatori di anime, e loro senza... Eh, senza esitare dicono di sì, ossia, non so se vi, vi immaginate, duemila anni, anni fa, di trovarsi pescatori, di avere un reddito no? di... e poi c'è uno che arriva che vi dice: Ti renderò pescatore di anima, vieni con me, mola tutto. Beh, ci vuole un po' di preparazione, non è? Eh beh, ma perché che... se succedesse oggi, pensi che sarebbero pronti, in, va in Parlamento e dice: Vi farò pescatori e quelli là lo mettono in manicomio, cioè. Eh... Non è che... <ride> ed, erano, ed erano molti, erano già preparati, erano o facevano sì. parte del gruppo degli Esseni o avevano già sentito parlare di lui, perciò era una cosa che era saputa. Tutti i luoghi dove Gesù ha predicato sono luoghi dove c'era una comunità essena importante, perciò sì. all'inizio il suo messaggio è stato, ha avuto questa forza perché è stato preparato in qualche modo insieme a questa comunità che aveva già un nucleo che lo permetteva di, di organizzarsi. Molti degli eventi eh, che vediamo nella Bibbia sono, si, si vede che c'è dietro quando dice voglio un asino per entrare in Gerusalemme e chiedete un asino e, e quindi gli arriva l'asino. L'asino apparteneva alla comunità, non è che così tu, te, tu chiedi la strada. Le, ma mia, fa, si materializzava lì, tac, così. Si materializzava subito. E quindi c'erano era, persone che veramente molto, erano scelte. Uh, credo che uh, era una comunità che funzionava molto con la profezia. C'erano delle persone, uomini e donne, che avevano questo dono della profezia, che all'epoca dei primi cristiani, lo dice anche gli altri apostoli, le lettere di San Paolo, che c'erano donne che parlavano in lingue, parlavano anche, profetizzavano. E in queste Giovanni, profezie, Giovanni anche, dice con, con, con l'apocalisse e quindi avevano queste visioni e all'epoca bisogna risalire 2000 ma anche 3.500 anni fa in Egitto i sogni erano di una straordinaria importanza e purtroppo ahimè hanno perso la loro importanza perché erano un modo di comunicare tra il mondo fisico visibile e il mondo invisibile all'epoca si era ben cosciente che la parte visibile di quello che vediamo era ben poca cosa con rispetto allo splendore di Dio, come dicevano. E quindi erano costantemente avevano questa richiesta interiore di avere questo collegamento che molti di noi abbiamo un po' perso con, con i secoli e di ritrovare questa capacità di sentire ecco sta arrivando un personaggio. Guarda i tre remaggi che Seguendo una stella, dicono: ecco, partiamo dai nostri paesi. Perché questa stella indica dove va a nascere un nuovo re. Sì, e però erano e si vedono in cammino. Ispirati, assolutamente. Beh, perché se io vedo una stella, rimango a casa mia e dico oh, che bella stella. Non è che mi metto in cammino, quindi era anche, <ride> erano degli iniziati, immagini, erano degli E iniziati. soprattutto, ci volevano tre mesi per arrivare per attraversare, per, fare, per arrivare alla Mesopotamia, fino a fino lì a, a, a Bethlehem ci voleva tre mesi, cammello. camello, tre mesi. E a te viaggio. cosa ha dato questo viaggio sui Fusenei? Che cosa ti ha trasmetto? Che... Mi chiedono Secondo che tu parli è... un po' più forte. Eh? Ah d'accordo, che okay, di... parlo più forte? Sì, mi mi sentite meglio forte. adesso? Meglio? Sì, sì. Mi ha riempito l'anima. Io ho bisogno di mangiare fisicamente, ma... Regolarmente sento una, una fame, una sete di qualcos'altro e quindi regolarmente devo trovare una persona, un qualcosa che mi ispira, un luogo e allora mi nutro e se non sono nutrito è come se mi mancasse qualcosa e quindi mia, è come se fosse un abbraccio, ossia abbiamo bisogno di un abbraccio spirituale per crescere, soprattutto nel momento che viviamo con tutte le difficoltà come... Tutti sappiamo, ci vuole dei momenti in cui attingiamo una grande libertà e quella donna rappresentava questa libertà immensa del mondo invisibile, in cui non ci sono limiti, non ci sono barriere, non ci sono uh, tutte queste limitazioni che abbiamo oggi eh, di identificazione quando andiamo in un ristorante, eccetera. C'era questa libertà interiore, eppure la situazione era molto difficile. Loro, perché erano, erano in un Paese occupato, certo. I romani, eppure avevano questa forza che ci manca oggi. E credo che oggi. Proussiamo è... a trovarla. Questa forza, Bernard. Cosa possiamo fare per risorgere? Credo che quello che ci manca, se mi posso permettere, è che vedo tante persone che hanno grandi discorsi, grandi, grandi idee e poche persone che li mettono in pratica sì. e credo che la preghiera allora come dovrebbe essere oggi è attiva per me è il servizio è una preghiera l'aiuto all'altro l'aiuto e questo ci ricollega cioè, ogni volta che aiuto una persona mi sento in preghiera e quindi non è solo la preghiera di imitazione che facciamo tutti o la mattina o la sera di silenzio interiore ma questa deve sbocciare su qualcosa di concreto che possa aiutare concretamente le persone e allora in questo aiuto ah, sento un ispiro e credo che sia questo che ci ricollega e quello che credo che è questo che ci ci chiedono lassù in questo momento è proprio di essere ispirati e quando uno ha veramente un'ispirazione allora arriva l'espiro ossia la concretezza Portare nella nostra vita quotidiana quell'intento, quella forza che abbiamo dentro e di cui Maria Maddalena è il testimone più grande, perché era una donna avanti un po' con l'età quando è arrivata in Francia, eppure è stata capace di smuovere delle folle, di avere ormai, per esempio, nel sud della Francia ci sono intorno a 50 a 100 posti chiamati nel suo onore. È una donna forte per poter avere avuto un impatto, perché ci siano tante leggende che girano tuttora intorno a lei, perciò era, aveva questa presenza. Credo che sia questo che fa la differenza di un vero essere spirituale. Non ha nemmeno bisogno di parlare, ma c'è una forza che lo accompagna. C'è un'energia, una vibrazione che impatta e capisci che c'è qualcos'altro. Quella persona non è solo una donna o un uomo, ma qualcosa sta passando attraverso di lei. E questo qualcosa arriva dritto al cuore. Certo, lo senti, lo percepisci. Senti, um, ci sono un paio di domande, ma qualcuno mi chiede che rapporto karmico hai con Angie Vaudin, che però è tua cugina, non so se hai anche un rapporto karmico. <ride> sicuramente, sicuramente, visto che siamo cugini, siamo... Uh, e poi sono stato cresciuto uh, durante tre anni da suo padre e da sua madre. Sì. Quando mia madre è diventata monaca buddista, sono stato cresciuto dai suoi genitori, perciò siamo molto… Una molto sorella vicino. quindi, una specie di sorella, sì, cugina. Sì, sì, sì. E poi Mara. qualcuno, sempre la stessa persona, Andrea, mi chiede, uno, se la stella che ha portato i remagi da Gesù era un'astronave, due, se tu hai contatti con extraterrestri. Un non po so per perché serata, ma... ma in questo momento è un tema che sta sempre più è sempre più importante nella mia vita uh, allora, secondo me uh, io penso e credo che non siamo da soli su questo mondo che ci sono altre persone e di sicuro uh, ci sono chiaramente uh, degli esseri uh, che ci aiutano lassù e sicuramente ci doveva essere perché ci sia una stella che possa arrivare e fermarsi su Betlemme, no, guardando su, su tutti gli anali cinesi arabi, non abbiamo trovato nessuna coincidenza di un fenomeno astrologico in quel momento. Ah, okay, ok, quindi eh, non c'è niente perché era l'anno 6 prima di Cristo. Sapete che c'è questo piccolo errore del calendario? Sì. Quindi, Cristo è nato nell'anno 6 prima di Cristo. Sì. Ma non c'è stata una uh, indicazione o un fenomeno astrologico che possa indicare ah, okay. uh, o spiegare questo. Quindi l'unica spiegazione di un evento così luminoso da poter inclinare, e poi che si ferma, è che notano non solo i tre re magi, ma lo notano pure i, quelli che, che tenevano le pecore. Sì. Quindi significa che era così intenso perché vedevano il cielo stellato tutti i giorni all'epoca certo. non c'erano luci artificiali, ma loro l'hanno segnato significa che poteva essere solo, secondo oh. me, effettivamente Prevo. qualcosa, possiamo immaginare una nave, una cosa così uh, di sicuro. E questo io personalmente ne sono convinto, ma non toglie nulla alla grandezza di Gesù. No. <ride> Il fatto che sia stato aiutato, che sia stato... perché il suo messaggio doveva arrivare e risuonare in tutta l'umanità. Sai che la, il Vaticano, quindi... eh, molti anni, vent'anni fa, adesso non mi ricordo, ha detto che secondo loro Gesù potrebbe andare anche su altri pianeti. Il Vaticano non ha mai escluso Così. la presenza degli UFO, anzi pare che un Papa abbia incontrato un alieno, anzi c'è una secondo foto. Secondo me, Secondo me ci sono stati diversi contatti, come ci sono stati con il nostro governo, con il governo americano. E quindi, e questo secondo me, tra dentro di dieci anni, a questa parte, sicuramente finalmente queste informazioni saranno rilasciate al pubblico. Ma eh, sono convinto, da un'altra parte, Gesù dice, ci sono molte stanze nella casa del mio padre. Sì, sì. E in quella frase lì, si chiaramente, Può si riferisce... Esattamente, può essere che si riferiva ad altri pianeti, ma di sicuro uh, questo messaggio è profondamente umano e credo che siamo stati assistiti da pianeti vicini, per esempio sto pensando pass in particolar modo a, a Venere, in cui abbiamo avuto già in passato tanti contatti. Gli Esseni, per esempio, la, la chiamavano Luna Sole, che era il più bello dei nomi, femminile e maschile, Luna e Sole. Il suo antico nome che era Ishtar, sì. Ishtar, che, Ishtar che fa pensare nell'Antico Testamento, che fa pensare che è stata questa donna saggezza, e Venere tra i Romani, che è la bellezza, l'intelligenza della donna. Quindi proprio un messaggio che ha impattato da, da millenni questa, questa stella, anche nei registri egizi, come mai sapevano che quella stella era la stella dell'amore? Qualcosa era accaduto, e quindi... Sicuramente c'erano comunicazioni con gli extraterrestri da tempi antichissimi. D'altronde, come spiegare che tutti i naos dei tempi egizi o anche i greci, ci tanti eh, tempi greci, si vede, e anche i primi, tra i primi cristiani, si vedono questi soffitti fatti di stelle? Sì. Come se il luogo più sacro di una chiesa è quello che mette in comunicazione l'uomo con la saggezza delle, delle stelle. Certo. Senti Bernard, allora noi avevamo deciso di fare questa serata, Angeli guide, sono sempre con noi, perché molte persone in questo momento veramente difficile, tra l'altro c'è una domanda che però non vorrei diventasse polemica, in questo momento veramente difficile molti si sentono abbandonati. Adesso ti dico due o tre cose, ti do degli agganci per due o tre discorsi. Allora, per esempio, non solo Marina Tonini, ma molte persone che canalizzano dicono che verranno le astronavi a salvarci. Io non ci credo personalmente, non penso che ci portino via, noi dobbiamo qua risolvere, possono darci una mano che è diversa, no? però loro dicono questo. E, allora, una domanda. Uno chiede in questo momento così difficile... Eh, cosa pensi per tutta la situazione di vaccini e Green Pass obbligatori? Noi ab ne abbiamo già parlato, si sono sollevate delle polemiche. Eh, io non vorrei fare polemica, però c'è questa domanda: che, tutti, 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 a Milano hanno fatto il sabato. Contro il Green Pass c'erano migliaia, e migliaia e migliaia di persone, quindi non è vero che siamo solo il 6% che non lo vogliamo, che non vogliamo vaccinarci, siamo il, 40, il 30%, siamo tantissimi. Questo senza aprire polemiche, perché poi ognuno fa quello che vuole. Stasera parlavo con un amico medico che si è vaccinato e, lui, ma, e io gli ho detto io no, e tutti e due abbiamo mantenuto un discorso equilibrato dove ognuno fa quello che vuole. Poi lui da medico mi ha detto ci sono tante fake news. Sono d'accordo, ci sono tante fake news e ognuno fa quello che vuole. Allora, puoi dare un messaggio positivo al di là del fatto del fatelo o non fatelo? Sì, credo che l'importante è rispettare le posizioni di ognuno perché secondo me non è arrabbiandosi gli uni contro gli altri che si riesce a avere un discorso produttivo, anzi, allora, la settimana scorsa. La commissione inglese in parlamentare sul Green Pass che volevano mettere il Green Pass in Inghilterra ha deciso che non c'è abbastanza evidenza scientifica per giustificare il Green Pass in Inghilterra e già la dice lunga. Quindi, oggi, da un punto di vista scientifico, perché la base sono un scienziato, posso dire che non, ho, non trovo basi scientifiche sulla giustifica del Green Pass. e ci saranno altri motivi, eccetera, ma sono pass ho passato tre settimane in Spagna dove non c'è il Green Pass, e hanno un tasso di Covid più o meno sette volte di meno che in Italia. Quindi credo che ci sarebbe molto più efficace riper ripercorrere le geste delle attenzioni che abbiamo un po' perso di lavarsi le mani, eccetera, queste cose sono molto più efficaci, secondo me, nella lotta. Uh, effettivamente contro la, la, la pandemia, ma io sono dubbioso sul, e soprattutto quello che mi dispiace è questa segregazione che si crea tra un'Italia e l'altra e questo avrà delle conseguenze che sta creando tanti malumori. E io non ci vedo tanta aggressività, uh, c'è molta aggressività da una parte e dall'altra. Personalmente, io non mi sono fatto vaccinare, ma questo rispetto credo che è importante che ognuno rispetti la sua posizione, ma devo dire che è importante che noi possiamo fare, vivere e convivere in pace, cercando di trovare un dialogo. E quello che mi dispiace personalmente è che manca nei giornali un vero e proprio dibattito. Sento troppo... Tutto da una eh, parte. Questo mi dispiace, troppo da una parte. Allora, che sia troppo dall'altra parte non sarebbe bene, bene nemmeno, ma... Sono stato educato e mi piace per formare la mia opinione ascoltare versioni opposte ed è importante avere amici o persone che la pensano diverso perché questo si... sempre è un arricchimento se lo vedi così. Invece quando c'è solo un'opzione e che tutto viene dipinto troppo chiaro, troppo bello, risuona il campanellino dentro di me dicendo ma mi manca l'altra parte. E l'altra parte nei studi, effettivamente eh, soprattutto con queste ultime varianti, i dati non sono così tranciati come ce lo spiegano uh, nelle notizie e quindi non ci sono, sono evidenze chiaramente... scientifiche come dicono ci... ossia adesso con la variante delta con la variante mu che sta arrivando adesso dalla colombia molti dati che erano veri con le, var le prime varianti non lo sono più oggi per esempio oggi sono le persone vaccinate, possono trasmettere molto di più che in passato con la variante Delta sì. e ancora di più sembra, non si affermare nulla perché non abbiamo i dati, con la variante Mu. E quindi allora se le persone possono essere contagiose anche se vaccinate, allora ha un senso fare questa distinzione nei luoghi tra vaccinati e non vaccinati? Oppure decade questa... Perché effettivamente con la prima ondata di virus si poteva giustificare, ma oggi, come oggi, non vedo. Ed è stato confermato dalla commissione d'inchiesta inglese, e in Europa siamo solo due paesi da sì, applicare i Gambas nel ristorante e nei luoghi, Francia e Italia. Francia in un modo un po' più, uh, come dire, uh, più easy perché cioè, ci sono diverse possibilità di agevolazioni, ma in Italia in modo più stretto, ma non ci vedo l'interesse, non vedo neanche nelle curve questa, da quando è stato messo il green pass, questa discesa della curva del covid, no. non trovo una spiegazione. Invece lo vedo che chiaramente in, in altri paesi, in Spagna, sta scendendo e non hanno il green pass. E non hanno allora, green pass. Mi fa fare delle domande e secondo me manca un Vero e proprio dibattito sano, okay. tranquillo, senza arrabbiatura. E secondo me è importante perché ci fa crescere: si può fare solo crescere, dire la verità. Ecco, non sappiamo, osare sì, dire certe cose le sappiamo, sì. ma avere l'umiltà interiore, credo, di dire tante cose non le sappiamo. Allora invece di accenare, di ripetere in radio e in televisione certe verità di cui non abbiamo nemmeno la certezza. E sarebbe importante mettere un passo indietro e parlarci da adulto okay. adulto ok adesso parliamo di angeli basta eh. parlare di covid che tutti parlano solo di questo senti la mia amica angela mi dice possono essere angeli anche le persone che entrano nella tua vita in momenti particolari e da questi la tua vita prende una nuova via spesso poi nemmeno li frequenti più arrivano e poi arrivano come messaggeri appunto arrivano come beh d'altronde etimologicamente angelos in greco significa messaggero mm. no ma questo lo e aggiungo quindi... io al suo messaggio <ride> <ride> si, quindi è proprio secondo me nella nostra vita abbiamo dei momenti clou in cui siamo sotto me, abbiamo bisogno di più ai aiuti e ho avuto questa fortuna di vedere il lavoro di Angeli. Soprattutto sono momenti clou della nostra vita quando siamo in una difficoltà importante, abbiamo bisogno di una svolta. Sì. E per esempio quando un paziente sì. ha una guarigione miracolosa, d'improvvisa da di un giorno all'altro, sì. lì è la firma di un angelo. So wow. che un angelo è passato perché... <ride> Quando proprio avviene il miracolo, ah, chiaramente c'è chi è capace di, uh, di attivare, ma una guarigione immediata di un giorno all'altro, a parte Gesù e qualcun altro, ma sono pochi, solo spesso per me è la firma di un angelo. E ho potuto vedere tante descrizioni dei miei pazienti che mi hanno raccontato questa visita di un angelo, di questi esseri, che, che proprio rappresentano una dimensione... Completamente diversa. Non ti sta chiamando sì. nessuno. Dimmi se. Scusa, niente, il mio telefono, non so perché. <ride> Un angelo è passato. <ride> avevo, tolto la, avevo tolto la soneria, ma si è messo a parlare da solo. Sì. Senti, però sai cosa a me manca in tutto questo? Manca il campanellino, come nel film è arrivata la felicità di James Stewart, che quando arriva l'angelo suona il campanello, le trombe o la musica. Mi manca la musica nel momento che succede qualcosa. Oppure la musica come c'è l'incontro del terzo tipo: ta, 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 ta. Mi Manca la musica. E quindi, ma ti posso dire che ogni volta che mi è capitato quindi di avere. Un incontro anche con un angelo spesso accade che sento prima qualcosa che cade per terra think una farfalla bianca soprattutto gli animali che in qualche modo come un annunciano che qualcosa di speciale sta per sì. capitare sì e ah, allora... scusa scusa ero in sardegna non te lo posso far vedere perché sennò devo aprire il telefono non ho tempo non dovevo prepararlo prima e ho parlato con un guaritore ed è arrivata una falena grande così la vedi enorme con il dentro tutto rosso e si è posata davanti a me su un gradino pazzesco non mi era mai successo proprio con la sensazione del messaggio con la sensazione del è arrivato qualcosa bello proprio bello e vabbè e in quel momento questo, questo significa che la... c'è un caballerino che dice, l'anima vuole parlare e ha scelto un angelo per parlarci. La nostra anima ha scelto un angelo per parlarci. Ossia spesso significa, in quanto è caduto nella mia vita, significava qualcosa devi ascoltare. E spesso sono momenti, questi momenti li abbiamo tutti nella vita, in cui la tua vita c'era un prima e un dopo. Eh sì, sicuramente. Questi momenti che hanno segnato proprio un traguardo, e un quando arriva un traguardo, sì. un passaggio, sai che un angelo è arrivato. Sì. Senti, c'è un'altra domanda, ne abbiamo parlato tanto, ma le persone hanno bisogno di, della spiegazione. Che dice: Angeli e guida, una domanda: fanno parte esclusivamente della nostra famiglia, dei nostri affetti anche del passato, e se no, in quale modo sono legati a noi? Allora, distinguerei sono, gli angeli dalle guide, ma comunque assolutamente sì. Ci sono cinque tipi di guide, cinque che rappresentano cinque situazioni nelle nostre vite, e quindi spesso allora, ci possono essere guide, è un termine generale. Io, quando parlo di angeli, parlo di una dimensione ancora più, eh, più in là. Che se sono sempre guide ma proprio sono messaggeri del divino. Uh, le guide possono anche essere familiari che sono di là e che tornano a aiutarci, per esempio può essere la nostra madre defunta che è rimasta con affetto e quindi siamo aiutati da tanti esseri invisibili che ci hanno conosciuto anche per ringraziamento, so, possono essere anche persone che ci vogliono bene di vita in vita e se ne sono create nelle nostre vite dei legami, dei legami che che sopravvivono alla morte. Il Cantico dei Cantici nella Bibbia dice che l'amore è forte come la morte. <ride> e mi è sempre rimasta impressa questa frase: l'amore è forte come la morte. E quindi l'amore non conosce la morte e questo legame può aiutarci. Allora ci sono questi momenti in questi momenti di difficoltà io direi ci sono le, le, le guide che, sono, che ci sorreggono, che sono sotto di noi, che quando, ogni volta che cadiamo in qualche modo sono lì a tenersi su. E meno male che ci sono perché non sempre siamo al massimo della nostra vita, diciamolo così. Ci sono le persone, le, le, le guide che ci aiutano a ricollegarci. Sì, che ci aiutano in questi momenti quando siamo, abbiamo perso il filo della nostra vita, abbiamo perso la direzione che ci aiutano un attimo a, a ritrovare la verticalità. Ci sono a volte anche guide, con una sterla, eh? Eh, quando ci vuole, carta, a volte con la bastonata, sì. dipende di quanto di quanti sordi, quanto sordo siamo, sì. in qualche modo sono tutti guide per farci ric ricordare la nostra natura divina. Intervengono quando la separazione, l'illusione la separazione si è immischiata dentro di noi. Sì, eh, ma molti non, non ci arrivano stesso in questa vita. Esattamente. E quindi non vogliono eh? guide, Non vogliono cambiare perché è troppo difficile cambiare punto di vista. E non vogliono semplicemente ascoltare. Ossia, non è facile la vita di guida. Sì. voglio fare faccio parte dell'associazione di difesa delle guide <ride> perché siamo e io lo dico per prima per me non siamo sempre aperti a sentirli ed è una perché spesso non è che ci dicono le cose che noi vogliamo sentire ma quelle che dobbiamo sentire certo. che è diverso certo. ci fanno guardare dentro di noi quindi finisco sulle cinque uh, tipi di guide le guide che chiamano le guide, che sono a destra, ossia dell'azione, che ci aiutano nei nostri progetti a fare concretezza. Le guide che ci aiutano a trovare, a... a trovare i pensieri giusti, le idee giuste. E infine le guide che ci aiutano a trovare noi stessi, il nostro ecco, cuore. però ti faccio una domanda di qualcosa che è successo in questi giorni. Ci sono anche delle entità negative che fanno di tutto perché tu perdi la strada, perché tu abbia pensieri sbagliati, perché tu abbia tentazioni, perché tu svida la tua strada. Giusto? Cioè, c'è sempre una lotta tra il bene e il male. Adesso, ai bambini si allora... fa vedere l'angioletto e il diavoletto, no? Come immagine. Allora, senza pensare ai demoni, però, ci sono delle entità che non sono evolute e cercano di spingerti in una direzione sbagliata. E questi si uh, prendono di più, soprattutto quando abbiamo paura. Allora, chiaramente faccio un corso di due giorni sulle guide, quindi non è che eh, faccio solo un riassunto veloce, ma l'importante è da capire che più noi abbiamo paura e più siamo facilmente, siamo sì. appetibili sì. per delle entità che non ci vogliono bene. E quindi è questa la dimensione, soprattutto oggi, con tutto quello che sta accadendo. Non dobbiamo mai lasciarsi prendere la paura, Ossia, prudenza. Sì, normale, ma non paura. Yes, c'è una bella differenza. Ce n'è tanta. E invece ce n'è tanta. Senti, c'è una domanda. Ce ne sono tante. L'angelo custode è uno solo per tutta la vita, o cambia nel corso della vita stessa? Allora, cambia. Uh... Questi angeli custodi, quelli che chiamo quelli che sono nel cuore, sono quelli che ci accompagnano costantemente, e dipende dalla di, nostra crescita. Per esempio, quando siamo bambini, abbiamo spesso l'amichetto invisibile e che spesso sono piccoli esseri che ci guidano da bambini, soprattutto quando siamo nati con una capacità, un, o la, quando abbiamo troppo sofferto la solitudine ci tengono compagnia, ci aiutano a sviluppare i nostri talenti e quindi questi esseri che conosco che sono molto molto carini perché aiuto molto con, con dei bambini, mi occupo molto dei, dei bambini dotati che hanno capacità spirituali e che vedono esseri e quindi sì, sì? mi dicevi? No, no, c'è qualcuno che urlava, niente, vai avanti. Vai avanti, vai avanti. E quindi uh, la cosa che è importante, dopo quando si sviluppano, allora subentra un altro tipo di guida all'adolescenza. Poi man mano che cresciamo, man mano che abbiamo una missione, una missione anche, possiamo avere anche diverse missioni nella nostra vita. E a seconda della missione dei passi che noi facciamo, possiamo avere bisogno di un maestro o possiamo avere bisogno di più maestri. Certo. Io ho avuto la, la, la fortuna, enorme fortuna, fortuna di aver conosciuto delle persone che ritengo dei grandi maestri spirituali e quindi sono stato cresciuto da diverse angolature e questo mi ha aiutato a trovare la mia. Se avessi avuto solo un maestro sarei diventato un po', forse un po' più rigido, un po' più eh, affermativo, invece avere un maestro buddista, un maestro sufi, un maestro eh, induista, eh, un maestro cristiano, mi ha, mi ha aiutato tantissimo, mi ha, mi ha insegnato. Senti, è possibile sentire dei profumi particolari collegati agli angeli? Sì, la chiede. Ogni, ma non è legato solo agli angeli. Eh, ci sono diversi profumi che sono legati alla presenza di un essere particolare. Dal tipo di profumo, sai che tipo di essere. L'esempio era padre Pio, che era costantemente con dei, dei profumi diversi. E eh, Maria. Dopo un po' di Scusa? Maria. Maria, stata, Maria Maddalena, la stessa Maria Maddalena, c'erano dei, ossia, sono una capacità che abbiamo di sentire l'odore del causale. Allora non vado a entrare in dettagli. L'odore del causale? Del piano causale? Del causale, sì. Del causale, ok. Del causale, ossia dell'aura causale, ma non odore, ossia un profumo. Tutti emaniamo un profumo sottile. Quando questo profumo, che è legato alla nostra connessione con l'anima, Diventa forte, 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 inizia a essere percepito per, dal naso. E quindi, per esempio, quando si fa una terapia bella, che senti che beh, sono arrivate le guide, che c'è una trasformazione, ah, c'è questo odore classico della rosa, che significa che c'è stato l'amore. E questo, quando sento questo, dico: Ah, ok, qualcuno, <ride> qualcuno è intervenuto da, da per, per aiutare. Okay. E poi ci sono diversi profumi a seconda di, del tipo, della qualità, dell'essenza dell che è venuta. Quindi accade con gli angeli, con le guide. Ed è proprio l'emanazione di questo corpo superiore che si chiama causale, o sopramentale, questo è un suo altro nome, che emana talmente forte, talmente denso, che, che si sente. E si vede, per esempio... Con grandi maestri come lo è stato, ama, per, per esempio, non so se conoscete questa donna indiana che abbraccia tutti, e ci sono momenti in cui sprigiona di, di per sé un profumo. Sì, ci sono un sacco di domande e un sacco di per, tante persone che hanno avuto delle esperienze, eh, ce n'è una un po' tragica che meriterebbe una risposta a parte perché non, che dice dove era l'angelo quando ho perso mio figlio. Eh, beh, non è facile accettare e magari facciamo una, facciamo una serata apposta su questo, però ehm, io ho imparato che tutto ciò che succede è nel bene, anche quello, anche quello che per noi è tragico, perché c'è un disegno che non possiamo capire per la nostra evoluzione. Però, una risposta così non va bene per una madre, non è sufficiente. Magari Maria scrivici a me o a, o a Bernard e magari ti diamo una risposta personale. Sì, sì mi, mi trovate su Facebook su Tranquillamente o, o Video, su Instagram. Come il tuo sito? sito? Bernardus.it. Ah, facilissimo. Come si può creare il canale comunicativo? Chiede Roberta per comunicare con le nostre guide. Allora, la prima cosa da capire è che non c'è da stabilire un legame con le nostre guide. C'è già. È solo da ritrovare questo canale. E questa è la, la differenza, che non è un lavoro, è proprio un togliere i tappi di una comunicazione che dovrebbe essere automatica. In questo momento, voi che mi state ascoltando, vedendo, la, ce l'avete questo canale, è semplicemente da rispo, rispolverare di poter togliere questa, questa polvere che si è accumulata con gli anni e mettersi all'ascolto. E l'ascolto: la gente dice, ma come si, cioè si mette all'ascolto perché non è facile? no? Come ti mette all'ascolto? Aspetta siamo un attimo: molto che... distratti, siamo distratti dalla televisione, dalle cose da fare, dai pensieri, dal ritmo di vita sbagliato portato via invece l'ascolto è proprio di rimanere un attimo senza pensare senza fare altro senza avere i pensieri e in quel momento nel silenzio interiore è lì che inizia una sensazione non aspettatevi che parli eccetera ma semplicemente senti che c'è un collegamento che si crea che c'è una realtà un qualcosa in più e poi, posso dirlo, la natura. Per me la natura è un Vangelo, è il quinto Vangelo. E è... parla di Dio come non mai. E guardando gli uccelli, gli animali, gli insetti, eccetera, gli alberi, le piante, parla e arriva al cuore un messaggio. E quindi se volete parlare alle vostre guide e non riuscite a casa, Andate dovunque c'è un albero, dovunque c'è natura e in quel luogo semplicemente bisogna guardare la corteccia, guardare tutto quello che vi circonda e c'è un momento in cui arriverà il silenzio interiore e in quel silenzio apparirà questo contatto. Senti, Beh, ma profeta, ti ricordi il profeta Elia? Ha incontrato San Francesco praticamente. <ride> Sì, San Francesco lo descrive Beh, molto, ben, tiro, molto ma bene. Ma La domanda invece era seria. L'ho <ride> detta come battuta, voglio dire, ma come buttata. Ma, no, ma, ma, ma Francesco, eh, San Francesco aveva questo, quando parla del suo cantico delle creature, e lui proprio vede tutto, in tutto Dio, è così che dobbiamo vedere. E, e questo lo trovi anche in Elia, quando Elia si rifugia, non capisce più che cosa sta accadendo che è terribile, a tutti contro, va in una, una grotta e cerca Dio nella, nel vento e non trova Dio. Poi sente un tuono e Dio non c'è nel tuono. Poi inizia un fuoco e Dio non è nel fuoco. E poi c'è il silenzio. E Dio, nel, e Dio è nel silenzio. E nel vuoto anche. Sì, ok. Senti, c'è una bella esperienza di Betty, Vicky, che dice, ieri al cimitero per un saluto a mio papà ho chiesto un segnale dall'angelo per un problema. Sono apparse due torter che hanno volteggiato intorno a me e si sono posati davanti a me immobili. Bellissimo. Eh? Bellissimo segno. E poi ci sono non solo Andrea ma anche altri. Eh, chiedono se quando tu fai le guarigioni non tu, quando si fanno le guarigioni se ne si usa il re, la prano le guarigioni gli angeli assistono per le guarigioni, aiutano per le guarigioni Allora, chiaramente quando c'è uh, dipende dal paziente dipende dal terapeuta chiaramente ma la cosa che è importante secondo me e lasciare lo spazio che vengano. E in quello spazio sacro, se tu lasci la possibilità, vengono. C'è un profondo rispetto lassù del nostro libero arbitrio. E quindi se noi non vogliamo non vengono. Ma perché l'abbiamo deciso noi. Ma se noi autorizziamo, e spesso io mi trovo davanti a persone che sto aiutando, e in certi momenti ci sono delle cose che mi dicono ma Dio aiutami, non so come fare questa situazione eh. è difficile la, vedo tanta sofferenza mi dico aiutami e sento un qualcosa dentro di me che dice vai avanti ce la farai e in quel momento so che c'è l'aiuto che arriva e credo che una cosa che è importante per il contatto lassù che vorrei insistere è la gratitudine sì sì il cuore il cuore perché se noi dopo che sono intervenuti ringraziare e spesso ringraziare io passo chi mi conosce Sar, che passo molto tempo a ringraziare perché quando tu ringrazi crea lo spazio perché ritorni e se noi abbiamo questa umiltà che è la nostra vera nobiltà d'anima di saper dire grazie perché se siete state voi vi riconosco certo. e anche in questo momento per esempio so che al di là di noi due che stiamo parlando e di tutti quelli che stanno ascoltando c'è qualcosa che aiuta che vi aiuta che e, e che ognuno vi permette di capire oltre alle nostre povere parole e che vi aiuta a arrivare a avere la risposta che, di cui avete bisogno sì Sì, attraverso l'energia l'intuizione i sensi le... il collegamento <ride> senti Maria dice ho visto l'angelo di mia figlia abbracciarla baciarla andare via prima che lei lasciasse il corpo terreno e io lo ringrazio sempre per averla seguita fino alla fine bisogna avere tanta forza bisogna avere tanta fede ma questo è e invece Alice Polin dice può chiedere posso se... rispondere posso Chi rispondere spero? prima a quella la prima spesso alla nascita come alla morte che sono la nascita al cielo arrivano due esseri per accompagnarci sempre due quando li vedo operare anche uh, quando la gente muore vedo due esseri maschili e femminili chiaramente che arrivano e che ci accompagnano e quindi la cosa che è importante di capire è che in questi momenti importanti della nostra vita non siamo da Ma soli Sa? mai soli mai soli e quindi non preoccuparsi perché la morte non è la separazione che noi pensiamo e credo che quello che è il messaggio degli angeli è di trovare sempre più l'unione l'unione con noi stessi, l'unione con il divino, l'unione con la presenza spirituale perché allora in questa unione tutto è possibile e quello che ci rende so vivere, ci fa vivere la sofferenza e la separazione. E una delle illusioni più grandi è che è la morte. Perché noi, noi non moriamo, nasciamo in una un'altra realtà, ma è tutta un'illusione. L'amore è forte come la morte, quindi riuscirà a passare anche a chi abbiamo lasciato qua. E perciò io spesso quando vado di là, quando ho, con, ho la capacità di andare nell'altro mondo, e li vedo vivere e, e vedo quanto che attenzione hanno verso di noi. Ed è questo che è importante sapere: che molto spesso loro agiscono di nascosto. Dai agiscono Bernard. e ci vogliono bene di nascosto. Hai Bernard, una sera una medium ha detto che vicino a me c'era una persona. Io mi sono concentrata perché io non ho la vegenza immediata, ce l'ho, devo concentrarmi e vedo mia madre e vedo mia madre che abbiamo avuto dei problemi, lei mi temeva perché io sono troppo molto diretta, dico quello che penso invece lei era meno era più diplomatica. E le ho detto, lei non c'è dall'alto, cioè c'era in presenza e le ho detto "Mamma, ma io ti ho sempre voluto bene anche quando ti sgridavo". E ho sentito scendere un'emozione così forte e lei era lì ed è venuta un'onda di emozione positiva. È come se lei fosse proprio lì, non c'era separazione. La separazione la mettiamo perché non abbiamo né occhi per vedere né orecchie per sentire. Ed è bellissima questa comunione con l'altra dimensione nel momento che ti apre. Non c'è più paura, non c'è più non la separazione, ma dipende da noi. Dipende dal percorso. E è, Emanuela hai detto giusto, e proprio questa la conferma: quando accade così questa commozione, che tuttora la stai sentendo adesso. E la stessa cosa uh, mi ricordo che quando um, mio papà ha chiesto che le sue cenere fossero mandati nei posti che lui ha vissuto, e uno dei posti è stato il Ganges, e quindi sono andato in India <ride> con piccolo seccatino lì. Di... <ride> e l'ho messo su un fiore e anche un piccolo fatto di, di, di foglie un piccolo uh, piatto così di, di foglie che ho lasciato sull'acqua del Ganges e ho acceso una candela in centro con le ceneri sopra e l'ho guardato partire e sopra ed improvviso ho sentito come una, una mano sulla mia spalla mi, so, mi sono voltato no per dire ma sì. chi è, no? Sì mi sono girato e c'era solo mia moglie. E le ha detto, Mai messo una mano? No. E lì ho iniziato a vedere il mio papà, che mi ha detto: ah, che meraviglia! proprio, che no, mi ha detto una cosa che non mi aveva mai detto in tutta la mia vita: che era fiero di me. <ride> e questo. <ride> mi, messo, mi sono messo a piangere. Questa, no? È Bellissimo, bellissimo. E mi sono messo a piangere perché. Ho sentito, ecco, la che verità. finalmente, sì, ed ero andato fino in fondo, avevo rispettato la sua parola, l'avevo fatto, e questa cosa, e allora questo legame rimane sempre, rimane sì. sempre. E, e allora c'è un cambiamento, e vorrei dire un'altra testimonianza, anche per rispondere alle altre domande mi avete chiesto la, il rapporto con, con Ann. Sono stato cresciuto dalla mamma e dal papà di Ann durante tre anni e ho avuto questa grande comunione con la mamma di Ann che ho considerato la mia seconda mamma. E quando è morta, mi ricordo che durante... mi sono messo a piangere, piangere, piangere fino a che una notte, mi ricordo, mi sono risvegliato per l'umidità del cuscino, che era pieno di pianti, sì. mi sono sì. alzato e ho visto mia zia, ah. che era lì davanti a me e che mi diceva, e che mi ha preso un abbraccio e mi ha detto, sarò sempre con te. Stupendo. E da allora mi hanno scoppiato. Lì esci, dalle, si esce anche dalla relazione umana, rimane, rimane una relazione di anime, no? Perché, che siamo donna o cugina o quello che è, ma la relazione dell'anima, non della, della come si dice, della relazione terrena. E, e allora, adesso, ogni volta che ci penso, non è più una tristezza, ma anzi, ah, mi dà forza. E quindi, è questo che, così che possiamo trasformare le relazioni con le persone che ci se, se hanno lasciato. Di farla diventare di una relazione che può tristire logicamente, perché abbiamo vissuto un luto, ma quando il lutto è completato, allora diventa un aiuto. La persona diventa un aiuto, malgrado che sia nell'aldilà. Certo. Eh, Micaela dice: Ho visto per un attimo un custode antenato della mia famiglia che mi ha detto, che mi ha comunicato, che qui per proteggere i miei bambini, mi ha detto che ho lasciato una porta aperta, ma io non so. Eh, e poi ci sono due domande simili come si fa a contattare le guide e a sentirle a entrare in contatto e come si fa a contattare gli angeli come come, come si fa a sentirli allora la prima cosa è quando <coughs> volete contattare all'inizio almeno di creare uno spazio sacro ossia se avete una candela, accendete una candela, un po' di incenso, quello che volete. O se vi è più fine spruzzare un po' di, di profumo d'ambiente, qualcosa che vi metta o una pianta o un angolo della vostra casa che sapete che... ecco, questo è un luogo sacro. E questo aiuta molto ad entrare in un luogo che voi sapete che lì siete in collegamento. E una volta che siete là, semplicemente... Credo che sia questo, è di dire, non, solo, non sono solo io, semplicemente mi accorgo perché è già una realtà, c'è la mia anima insieme a me, sono in buon, buona compagnia. Okay. E il fatto di rendersi conto che noi abbiamo la nostra anima, perché spesso ce l'ascoltiamo, allora c'è una parte di me che è più grande di me, che in questo momento è con me e non sono da solo. Sì. E quando questa presenza si fa, ecco che arrivano le altre presenze. Ma devo essere collegato ho in questo ho spazio. Questo in cui arrivano come le altre presenze, altre entità, altri angeli. Altri angeli, altre, altri aiuti che, che potrebbero essere sensazioni di frasi che arrivano o presenze ma si crea uno spazio in cui tutto è possibile bisogna creare un spazio che sia fuori del nostro quotidiano mettete qualcosa una musica se preferite che vi ispira eh, un alleluia una, quello che volete una musica che che vi risuona dentro mettete tutto quello pensate una situazione che vi riporta al sacro è una sinagoga dove siete, vi sentite bene? Andate in sinagoga, in moschea, in chiesa o nel luogo dove voi o sotto un angolo dell'albero, sotto, sotto un albero dove vi ispira di più. E allora in quel momento lì si crea questa sensazione di essere unito alla nostra anima. E quando c'è questa sensazione, tutto diventa possibile. E lì si inizia a percepire tutto il mondo invisibile. O sea, si sentono presenze, si sentono. E, e semplicemente sentire. Non, semplicemente sentire la presenza della nostra anima. è già qualcosa. E allora lì si può fare una vera richiesta. Ma non come spesso lo, lo vedo le persone che chiedono, chiedono, ma senza aspettare una risposta. E la domanda che è importante. È essere pronto quando si fa una domanda. Che qualsiasi sia la risposta, sono disponibile a <ride> accettare quella che arriva. <ride> Appunto, come dicevo prima, anche una bastonata, anche qualcosa che noi non che abbiamo. Può dirsi: stai sì. perdendo la strada. Sì. E infine ringraziare. Anche se non avete l'impressione che sia accaduto qualcosa, qualcosa è cambiato. Perché vi siete aperti a voi stessi. E quindi, se non fosse la prima volta, fatelo una seconda volta, una terza volta, ogni giorno e con la pratica regolare sarà sempre più facile. Ma rendersi conto che siamo, che il visibile è solo una parte piccola dell'iceberg, ma che il mondo invisibile è quello più grande. Guarda, le emozioni non si vedono, i pensieri non si vedono, l'amore non si vede eppure sono gli ingredienti più importanti, più magici della vita. Certo, senti, ti do due domande, così. Allora, una è una domanda, è vero che gli angeli utilizzano anche i colori come messaggi? E l'altra invece, è Ermete, una che si firma una donna che si firma Ermete Trismegisto e dice ho sempre cercato un contatto col divino, ma non l'ho mai trovato e mi sento molto sola. È vero che gli allora, angeli utilizzano i colori? Allora sì, ci sono diversi tipi di colori, non vado a fare un corso sugli angeli, ma chiudendo gli occhi, anche se, se volete farlo adesso, se chiudete gli occhi vedrete dietro gli occhi forse un, un colore o una sensazione di una delle macchie che possono essere grigie all'inizio e poi piano piano verranno colori. Questi colori segnano sono i colori dell dell'aura della nostra emanazione e quindi segnano la qualità in cui siamo in questo momento e da questo colore ti indica in qualche modo se un angelo ti fa vedere improvviso tutto un colore allora significa che in quel momento ti sta cercando di portare l'aura in una certa qualità che devi sviluppare per esempio il verde significa la relazione con gli altri il rosa significa il cuore di cuore, semplice, infantile, o... ma l'amore vero, l'arancione significa servizio, eccetera, sono tante le significazioni, sono tanti i libri che spiegano, ma ogni colore ha il suo significato e poi, per caso, se voi siete attenti, tutto quello che vi accade è messaggio divino, ossia la persona che vi, ha, che vi trovate davanti, che quello, quali sono i colori dei suoi vestiti? Come si, si veste? Che cosa? Oh, il vostro sguardo è acchiappato da un fiore? Che, che, che colore ha questo fiore? E così via. Quindi sono tutte indicazioni in qualche modo costanti dei mondi sottili che ti, che ti guardano. Ed è straordinario vedere la capacità dei colori di comunicarci. Per la seconda domanda. Beh, già il nome che hai scelto, Hermes Trismegista, un bellissimo nome della Tavola di Smeraldo, la, che, che dice, nel suo, nella sua famosa Tavola di Smeraldo, questo personaggio dice: quello che sopra è co così come sopra, così come sotto. E credo che sia questo da capire. Il mondo invisibile è molto simile al mondo visibile il suo specchio e quindi capire che qua come nel mito della caverna di, di platone siamo nell'ombra delle idee e quindi siamo una piccola parte come dire che rappresenta poco di quella qualità che c'è lassù che c'è una meraviglia lassù e questa meraviglia la possiamo intuire la possiamo conoscere con il cuore come diceva il piccolo principe, si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Eh, e sì. quindi iniziare a vedere, il consiglio che vorrei dare è iniziare a vedere il mondo con questo cuore. Che l'essenza me del messaggio del, del Cristo. Ah, senti, parlano molti di ali. Se tu vedi le ali, qualcuno vede le ali, vogl vogliono sapere se gli angeli hanno le ali allora. Gli angeli non hanno bisogno di ali per volare, per viaggiare, o oh no? In qualche modo, se ho capito bene, sono esseri di una umanità interiore che hanno cres sono cresciuti talmente tanto che in questo momento possono eh, vivere e ci accompagnano anche noi che siamo un po' più indietro. E quindi quando noi saremo passati a un'altra dimensione saremo gli angeli... Nei prossimi, speriamo un giorno, trasformeremo. Normalmente dovremo essere angeli in futuro, anche noi un giorno. Ma questo che viene rappresentato come ali viene dall'irradiazione del cuore. Quando l'essenza della tua vita è nel cuore, allora a livello dell'aura, ma intorno alle persone, si vede una radiazione che parte dal cuore sui lati. Faccio vedere un po' da cuore e automaticamente sui lati parte tutto dei raggi che danno l'impressione che la persona abbia degli ali ma questi ali non sono i soliti ali degli uccelli perché è stato il modo di rappresentare no, questi ali ma l'intensità di una persona che ha saputo mettere il cuore al centro della sua esistenza il quello che dovremmo fare tutti non solo loro, anche noi possiamo fare questo, giusto? E quando ci riusciremo, a nostra volta potremo essere angeli. Tu dici, ma l'angelo non si è incarnato. No, ma quando arriveremo a questa qualità, passeremo al mondo degli angeli. Non subito, dopo qualche reincarnazione, <ride> ma la, <ride> un giorno, Beh, questa, no, lasciamoci questa penso. speranza. Io non credo che da uomo diventi angelo, ma questa è la poesia di Sufi. Fosti pietra sì. e poi animale, poi uomo e poi diverrai angelo, certo, perché stupirti. Questa è la poesia del grande Rumi. 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 E Logicamente nei strati, anche detto, nei testi buddisti, la, la, la tappa superiore, quando avremo... Uh, quando non avremo più bisogno di usare lo zoom o youtube o facebook per comunicarsi, potremo, saremo a questo, arrivati a questo livello e quindi non avremo nemmeno più bisogno di incarnarsi e passeremo a una dimensione superiore e quindi possiamo dire saremo messaggeri in questo senso. Sì, senti, uno dice, se abbiamo spiriti guida quando ci accadono cose fuori dalla norma, come ritrovarmi? circondata dai grigi, in quel momento loro non possono fare niente. Qui forse torna il tema della paura e della forza, perché uno è sì. grigio può dire fuori dalle balle e andare, scusate il termine, se, se noi abbiamo forza loro non possono fare niente, secondo me. Idea. La cosa più importante da capire è un po' quando dobbiamo uscire di questa dicotomia degli angeli positivi poi delle forze dell'ombra perché tutto serve non so se avete visto l'opera di faust uh, di goethe Fa con faust sì. e quando si viene chiesto a faust che sarebbe il diavolo chi sei e faust rispose sono quella parte di dio che pur lottando contro di lui lo serve comunque e certo che serve certo. e lo serve allora quando capiamo che né questi esseri negativi, né il Covid, né tutto, se tu lo hai una ragione di essere, come l'hai detto in introduzione Emanuela, tutto serve, tutto ci può fare crescere, perché se noi non lo vediamo, vediamo come una crescita possibile, ecco che cadiamo a nostra volta, ma vedere degli ostacoli, un'occasione di crescita. Beh, e allora? L'ostacolo è servito. Senti, c'è una bellissima scena nel Gesù di Zeffirelli, dove Gesù è nel deserto e combatte contro questo demone che è una, un essere nero che in realtà, se lui non fosse passato di lì, non sarebbe diventato il Cristo. Cioè, lui doveva passare dalla battaglia. E io ho pensato, perché poi puoi dare tanti significati, che è la sua parte ombra. Cioè, Assolutamente. È la sua parte ombra. Così lui ha combattuto la, la parte in cui avrebbe potuto scegliere il potere e quindi non sarebbe stato il Cristo, ma sarebbe stato un guaritore che prendeva il potere. Lui ha combattuto la sua parte nera. Quindi anche questa cosa che tu dici, che le cose negative le dobbiamo capire e inglobare, eh, in realtà noi incontriamo una parte di noi stessi. Il male non è fuori, diceva Gesù, è dentro di noi. Giusto? Guarda, guarda le, le statue di, di San Michele, quelle vecchie, non uccide San Michele, non uccide il drago. Lo tiene sotto il piede, sotto la lancia, ma non lo uccide. Perché lo sa che lo domina. E credo che sia questo. Se noi abbiamo tutti una parte ombra, perché siamo un tessuto, e ha, questo tessuto ha dei fili bianchi e dei fili neri, ahimè. Neri, sì, dei fili neri. Sì. <ride> Se tu togli il filo nero, il tessuto va a perdere sì. la sua forza. Certo. Quindi non puoi andare a togliere tutti i fili neri del tuo tessuto, ma devi lentamente a forza di lavaggio in lavaggio <ride> sbiancarli. <so> <ride> Ed è questo che è importante capire, che questi esseri negativi si agganciano lì dove noi ancora possiamo essere agganciati. Sì. E significa le parti di noi che dobbiamo trasformare. Ma per quello... E Credo che sia questo che eh, il messaggio anche di questo momento de, del Covid, eccetera. Ci ha regalato il momento di essere con noi stessi, di essere ogni tanto chiusi, di essere. ma ci ha permesso di essere con noi stessi, di guardarci. E questo per molti è stato un'occasione di crescita, per alcuni invece è stato un momento di arrabbiarsi, eccetera. Ma dovrebbe essere un momento Okay. e anche le persone che hanno avuto il COVID, che sto accompagnando, tanti allievi che, che hanno avuto il COVID, dopo il COVID, quando l'hai capito bene, le ho visto trasformarsi, sono ah. diventati più umani, più, più veri. Perché il COVID l'ha fatto uscire una parte ombra e va bene, anzi, perché è una parte che non è ancora apparsa. Ma se io non accetto, non sono completamente me stesso e non posso manifestarmi. Completamente, completamente come sono. Devo andare in quella parte lì, farla uscire con tutto quello che comporta, con il bello, il meno bello. Senti, sono ancora più me, me stesso. Senti Bernardo, un sacco di persone eh, chiedono in modo diverso se anche gli animali sono, hanno l'angelo e addirittura Carla dice che hanno gruppi a seconda del livello della coscienza e che i cetaci sono più vicini a noi come grado di coscienza e altri chiedono semplicemente se gli animali hanno... Eh, Alba Chias mi dice che mi hai stregato, sì, Bernard mi ha stregato. <ride> e <ride> <ride> e ah no, è viceversa. Una cosa che mi aveva chiesto... Allora, una, una, sì. una domanda alla volta perché se no dopo do allora, vorrei spiegarvi spiegarvi che spesso quando moriamo le prime esseri che vediamo nell'aldilà sono i nostri animali i nostri quelli che abbiamo avuto eh sì. Sì, sì perché hanno più facile loro gli animali quando amano amano non hanno queste paturnie nostre e tutte le domande e quindi spesso quando una persona muore la prima persona a dare il benvenuto sono gli animali ed essi sono quelli che anche noi appena morte, accettiamo di più facilmente che arrivano verso di noi perché non c'è giudizio e sappiamo che loro non hanno giudizio di noi e ho visto anche dopo la morte di un cane chiaramente potrei parlare molto tempo di questo di, degli animali che dopo la loro morte sono rimasti vicino ai loro padroni come fantasmi, chiaramente, per aiutarlo, per, per tenere compagnia nei momenti difficili, per assicurarlo. E tante persone mi hanno testimoniato di avere avuto una piccola leccatina, come faceva l'animale. E la cosa molto bella che potete fare se avete perso un animale è di uh, fare, parlare con l'anima dell'animale dell e darsi appuntamento per una prossima reincarnazione. E allora, una nuova cucciolata per esempio, e si dà un appuntamento. Sa sa sapete che c'è questo negozio dove ci sono cucciolate, o c'è questo cane che va a avere una cucciolata? E date un appuntamento, e poi quando arrivate vedrete che c'è uno dei cagnolini, viene uno solo, che va ad andare incontro. Ah. Durerà qualche secondo e va a fare un segno che voi solo potete riconoscere. Uh, rivoglio la mia gatta. <ride> <ride> Senti, ci sono... Uh, allora, Raffaella, ho un marito molto violento psicologicamente, ultimamente prego l'angelo, ma non ho nessuna sensazione. Ma uno non rimane con un marito violento, con un marito violento gli si spacca il mattarello in testa, così smette di essere violento. Vabbè, è la mia parte guerriera. Eh, la... Esattamente. L'importante N nessun uomo dovrebbe uh, avere una violenza verso una donna, nessuno ma donna dovrebbe permettere... Bernard, ma le donne non dovrebbero accettare la violenza maschile. Mai accettare una violenza, mai. E quindi chiaramente quando uh, l'importante lì è, è il messaggio chiaro: significa che ma spesso gli angeli parlano prima, e poi se noi non capiamo davvero, allora arriva qualcosa di forte. E significa che siamo, un po', siamo stati un po' <ride> un po' sordi. Senti, eh, ti faccio una domanda io. Tu st stai hai detto due o tre volte che stai facendo un corso sugli angeli. Sì, sì sulle guide no? ho fatto un corso. Sugli... Sì, sì. Ah, l'hai già fatto? Sì. E sul tuo sito sì. ci sono le cose che fai? Sì, trovate tutte le cose, i seminari che faccio sul, sul sito, potete guardare tutte le. Faccio tanti, tanti diversi, eh, diversi eventi. Okay. E quindi, ma è una cosa affascinante, posso dirvi che uh, stiamo parlando non vorrei che tutto questo che stiamo parlando sembra così metafisico, sono una realtà concreta, tangibile. Allora, forse perché ho avuto tutto questo vantaggio da bimbo da poterli vedere, e quindi e poi non ho avuto da parte dei miei genitori un divieto. Anzi, come è stato cresciuto il monastero, ti puoi immaginare? Che nella eravate del monastero mi parlava dei diversi mondi che c'erano e quindi, ma per me sono così reali. E non, è, non è perché non sono visibili che non li sentiamo lo stesso, possiamo sentire con una presenza, una, una mano sulla spalla o tanti tantissimi. Come una brezza, come assolutamente un che avvolge con una luce bianca, chiede Silvia. E l'anima, fidatevi della nostra anima, l'anima sa riconoscere, come diceva lo stesso Cristo, le pecore sapranno riconoscere il buon pastore. Ok. Arriveranno tanti pastori, ma quando arriverà il buon pastore le pecore lo seguiranno. Ok, bene, speriamo di riconoscere il buon pastore. Senti, c'è una cosa curiosa da parte di molte persone che trovano tante monetine, tante monetine piccole, addirittura Maria ne ha 126 da un cent, cent all'americana e poi anche tante di 1-2 eh, euro e tanti trovano monetine nei posti più impensati. Ha un, ha un... Allora, questo, questo quando trovate, anche se fosse un centesimo, vi prego prendetelo e mettetelo nel vostro pulitelo se volete, eccetera, e mettetelo nel vostro portafoglio e spendetelo se volete, ma l'energia dei soldi va sempre rispettata, perché sappiamo bene che cosa è quando non ne abbiamo, quindi spesso insegno che andremo a guadagnare un po' di soldi, un centesimo non è molto, ma significa che nei giorni futuri qualcosa di buono che può anche finanziariamente aiutarci quindi spesso ho una grande grande stima perché so che più uno ha stima non che vuole i soldi ma quello che serve ma di rispetto dei soldi e più i soldi ti vanno a rispettare a sua volta ti posso raccontare una barzelletta io una sì. volta ho trovato cinque monetine da uno nuovissime per terra e ho detto caspita che segno meraviglioso 72 euro di multa per la macchina <ride> <Da> dopo. <ride> eh, vabbè, una cosa veniva dall'alto, e l'altra veniva. Vabbè, quasi una... <ride> Senti, eh, ci sono due o tre domande legate a questo momento senza, senza giudizio, chiedono, tu che hai questi contatti? Secondo te, che senso ha dal punto di vista evolutivo? Questa esperienza che stiamo passando che cosa ci deve insegnare quando finirà. Puoi dire qualcosa? Allora, sì, sì, sì. Dall'informazione che ho potuto avere, ho la fortuna anche di avere una moglie che è capace di parlare tra i mondi, e quindi che ha questa capacità di un oracolo. Ah, anche è anche stupendo, lei. si chiama Angela. Uh, e da, che mi dà molte informazioni attraverso di lei, ma credo che quello che è importante capire è che abbiamo avuto quattro ondate, ma diciamo abbiamo avuto quella di marzo, febbraio-marzo 2020, abbiamo avuto quella intermediaria che è stata soprattutto uh, l'autunno dopo e poi abbiamo questa ultima e che sarà ancora un po' più intensa nei mesi che vengono perché si avvicina chiaramente l'autunno. Corrispondono le tre ondate. Di tutte le di grandi virus non ho Le grandi ondate, non ho capito. Le de, de, de grandi ondate, come ah, la ha abbassato la voce: sì, sì. Dei grandi virus. Sì, sì, sì. Le, le grandi ondate, uh, come sono state anche con l'influenza spagnola, per esempio. Che uh, una corrisponde al corpo, cioè la prima ondata di, di, del virus del Covid ci ha lavorato parecchio anche le memorie negativi di rabbia nel corpo, perché questo Covid lavora parecchio sulla rabbia, la rabbia o la tristezza. Sono le due emozioni che lo attirano. E quindi spesso, per esempio. Uh, polmoni, insomma, polmoni, fegato e cuore, infatti. Assolutamente. E quindi, spesso nei supermercati, adesso anche quando devo farmi il tampone per il naso, mi metto in coda e in cerco di indovinare chi sarà positivo nella coda. Sì. E dopo. Sì, e lo becco. Eh. Perché c'è, ormai. Non lo vedo più come un nemico, ma come... Ho capito che è un insegnamento. E quindi la prima ondata è stata... Una, è per superare la rabbia e la tristezza. E quando senti, sento qualcuno che, che ha molta rabbia o tristezza... La prima ondata è stata l'ondata fisica, la seconda è stata quella delle nostre emozioni, della nostra personalità. Sì. Questa terza ondata che sta arrivando adesso sì. è proprio legata all'anima, ossia spesso rabbia perché non sento che uh, sto costruendo il mio compito di vita o sento profondamente che ecco che sono arrabbiato con Dio con, con me stesso questo tipo di persone vanno a avere come dire più effetti non dico che vanno a essere contagiati oppure no ma sono quelli che vanno a sviluppare a livello fisico più effetti della malattia e quindi più siamo Arrabbiati, più siamo tristi e più abbiamo siamo del miele <ride> perché questo. Covid faccia il suo lavoro e che non è negativo perché se no non sarebbe stato permesso da Dio, è semplicemente ci fa arrivare e si vede che la nostra, uh, e le nostre emozioni hanno fatto sì che la natura sarà una cosa naturale: sarà creata in laboratorio, non importa, sia stato permesso in questo momento. E perché qualche ragione ci sarà, se no, lassù non l'avrebbero nemmeno permesso, basterebbe che loro lassù decidesse: basta, e non ci sarebbe più il virus, senti. C'è una Maria che dice che voleva la... che aveva bisogno della risposta, ma non ho capito, io non leggo la sua domanda. Io invece ti devo dire una cosa personale. Perché sono una che parla un po' di sé. Io ho lavorato tanto sulla rabbia, ma quando parla draghi, io ho voglia di prendere una spada e io credo di aver fatto la rivoluzione francese e mi viene la voglia all'onze enfant de la patrie e mi viene voglia di andare a combattere con rabbia, che non ho nella mia vita perché ci ho lavorato tanto, perché sento questo momento personalmente come una grande ingiustizia. Quindi non allora... contro... Io me ne frego del covid, ma non contro di me, me ne frego di morire, voglio dire, non, me, non mi interessa, ma mi nasce la rabbia a sentire quello che sta succedendo. Andrea Costello. Allora, la... Guarda come il suo cognome, Draghi, Appunto. ti fa pensare a Drago. Stai combattendo contro i Draghi? <ride> sì, anche per la, allora, eh. la cosa che è importante capire, anche io e ogni tanto, ma non solo lui. Basta guardare in altri paesi, ci sono anche altri esemplari. Io, ovviamente, uh, ovviamente. Ma non è... Bisogna capire che se noi abbiamo Draghi al governo, è anche perché una massa della de, de, de... rispecchia Draghi rispetto a quello che siamo adesso, come Italia, E Macron rispecchia la Francia. E Merkel rispecchia la Germania di oggi. E quindi... Come, e quindi questi uh, politici rispecchiano quello che siamo noi e ci sono persone che si fanno domande e ci sono persone che hanno uh, Draghi risponde a quello che ha una macchina di, uh, come dire, di paura, di paura di, e quindi cerca di, di seguire dei de mecc meccanismi che corrispondono a un'Italia ma credo che la nostra rivoluzione e dobbiamo agire e di portare avanti dei, dei, delle azioni che portano non lotta e arrabbiatura, ma portano un messaggio positivo, come quello che stiamo facendo oggi, o quello che per esempio fa la mia amica Marina Tonini, eh, mm. di fare questo home. suo bellissimo progetto di, bellissimo. di Home, di fare un Home insieme. Questi sono, secondo me, progetti molto interessanti. Uh, Marina me ne ha parlato, la, mi ha mandato un messaggio uh, prima della riunione su questa... Di om che trovo molto bella di organizzarsi di semplicemente fare un om insieme. Sì, siamo. propone scusa. Lei ha proposto mercoledì scorso di scriverle sulla sua eh, mail tonini.marina chiocciola la scrittura.net in modo che lei organizza dei gruppi alla stessa ora se è possibile, perché ognuno lo può fare anche per conto suo. E a me questa certo. cosa piace molto. Quindi la sottolineiamo. Faccio ridere. Okay. Il concept, sì. quando io ho detto che prendo la spada e faccio la rivoluzione, mi ha detto, ma non ti seguiamo, dici dove e quando. <ride> <ride> ma io non la farò. E secondo me, ma sai, io ho qualche ricordo delle, delle crociate, ce l'ho anch'io. <ride> ma e io sento e spesso mi accade di vedere le cose, mi dico, oh! e allora mi arriva questo fuoco interiore. E quando mi arriva questo fuoco, allora cerco di non tenerlo perché il fuoco è come il vulcano, è una connessione verticale e quindi cerca di dargli energia che possa aiutarmi a mandare una forza in quello che dico mandare, e darmi ancora più coraggio di andare avanti perché sennò lo trattengo. E quando quello che fa male non è la rabbia in sé, è la rabbia trattenuta. Oh. Perché allora la rabbia si fa si ritorce contro te stesso. Certo. E Buddha diceva: quando tu sei arrabbiato con qualcuno è come se tu avessi una braccia nella mano, ok? Sì, Un una braccia. braccia in mano. Una, una braccia. braccia. Hai una, una braccia in mano. E se tu rimani là a pensare male dell'altro con la braccia Scoti che si tu? fa male <ride> sì. si scote l'altro o ti scotti tu non dico che bisogna mandare la braccia sull'altro ma almeno non trattenerla perché è normale è un'energia la la, la la rabbia ma vedi mi dà l'energia di fare quello, beh, quello che stiamo facendo adesso Manuela se questa energia di ma diventa positiva non di trasformare il guerriero in guerriero pacifico. Certo, certo, possiamo lavorare in altri modi, con la meditazione, sì. con la luce, con la presenza, stando vicino agli altri. Sì. Con la preghiera, semplicemente. La... la preghiera è una forza tremenda. Ok, Diana De Luz mi scrive. Le ho scritto due mesi fa perché volevo un appuntamento per fare un contatto, ma lei non mi ha risposto. Allora, intanto io mi scuso perché sto rispondendo poco, perché sono impegnata e perché sono un po' pigra in questo periodo. Diana, però io non faccio contatti, io non sono medium in quel senso, le canalizzazioni mi arrivano quando vogliono loro, non, sono, non faccio la medium. Uh, vediamo se ci sono altre, altre domande, perché hai visto che abbiamo fatto un'ora e mezza. Ah, eh, c'è una cosa carina. Allora, qualcuno dice che Draghi è un retigliano e Paolo invece dice: Preghiamo affinché Draghi torni presto a fare il pensionato tranquillo, tanto avrà una bella pensione, spiritoso. <ride> <ride> No, giusto. Ma, ma credo è per quello che io trovo, vorrei dire questo: molte persone mi dicono: ma perché c'è Draghi, perché c'è questo, perché c'è l'altro? E poi li vedo che non vanno a votare. Sono piccole cose, ma è semplicemente essere coerente. Che cosa vogliamo fare? E, e osare, per esempio, se io voglia di che non sono d'accordo. Posso anche testimoniare molto, credo che qua colpire molto, più che le parole, la mia coerenza interiore di quello che vivo io, di quello che sono io, e se lo vivo completamente questo va a avere un impatto, ma di dire di osare dire quello che penso. E quello che manca oggi, manca un dibattito e, questo, e credo che sia, dobbiamo iniziare noi a dire Dai. quello che pensiamo. Va bene. Dav... Uh, dice: Secondo me oltre le guide ci sono dei maestri incarnati qua sulla terra e a me capita, dopo aver letto dei libri, di sentirmi ispirati e aver imparato qualcosa di nuovo. Quindi tu sei un maestro come Manu. Eh, ci sono i maestrini dell'asilo, i maestrini delle elementari, i maestrini delle medie, i maestri delle università, i maestri dei, dei. Quindi, uno, io non sono una maestra, io personalmente mi sento una maestrina. Però apro le porte ai primi livelli, per esempio. Ma tu, però tutti insegniamo, anche chi sbaglia insegna, no? Fa e soprattutto, sì, e soprattutto anche che bisogna vedere i nostri maestri. Per esempio il nostro, i nostri partner di, di, nella vita, ossia la moglie e il marito, sono dei maestri perché sanno eh. benissimo su quale pulsante premere per farci reagire. E questo è già un insegnamento. Senti, adesso non... c'è una persona che, vuo... Alice, vuole la tua domanda, ma io non la trovo la sua domanda. Alice, Alice, Alice. Perché poi voi scrivete, ma siccome scrivete in tanti, arrivano tante, non arrivano vicine. Alice, prova a riscrivermela subito perché non la trovo, se Sennò... no... E ho parlato di Draghi, non hai idea quante mail sono arrivate di gente sdegnata. <ride> Francia, tra Vabbè, franci se hai una domanda, se me la scrivi subito provo a farti rispondere, se no, non posso. Abbiamo fatto, posso dirti che abbiamo 825 followers che sono un record per me. E tra l'altro la cosa molto bella io ringrazio anche tutti quelli che ci seguono perché sono tutte persone coinvolte, impegnate che in qualche modo fanno un cammino e chiaramente c'è chi ha bisogno di risposte perché ha bisogno di essere consolato ha bisogno di essere assicurato ma qualcuno mi dice ma siamo in un mondo di persone negative io trovo che ci siano tanti no, qui ci sono 825 belle persone secondo me <ride> siamo in un mondo... E poi ognuno di noi attira quello che gli serve, giusto? Quindi, se noi incontriamo solo persone negative, non, non sappiamo vedere quelle positive, dobbiamo, aver, uh, dobbiamo imparare qualcosa. C'è qualcosa. Però, abbiamo parlato. Posso aggiungere qualcosa sì. che è importante, secondo me. È il messaggio proprio di Gandhi, che ha detto una cosa che mi ha sempre piaciuto, che dobbiamo essere noi. Per primis a, a essere la rivoluzione che vogliamo per il mondo, ossia iniziando da, da me, perché spesso sento persone, e questa è la difficoltà che abbiamo oggi, e che credo che spesso lassù lo, lo notano: è che diciamo come Gesù ha detto, amatevi gli uni e gli altri come io vi, ama, vi ho amato, e è questo che manca. Siamo in un momento in cui sappiamo fare bellissimi discorsi, ma è un momento in cui tante persone si trovano senza lavoro, si trovano in difficoltà, con, con difficoltà economiche, con difficoltà di isolamento, persone anziane, persone giovani. Ed è importante essere più vicini. E il messaggio che vorrei darvi a tutti è che secondo me il contatto con i maestri, come diceva il Cristo, quando aiutate più piccolo. Essere aiutate me stesso. Sì. E quindi spesso penso a tutte le persone che tuttora riescono chiuse in casa perché non osano con il Covid, eppure eh, con adesso con la situazione che si sta un po' scemando, eppure tuttora si trovano in questa situazione. E credo che sia importante in questo momento manifestare concretamente la nostra preghiera con un aiuto a tante persone. Sicuramente. Vostri parenti, vostri amici, eccetera, ci sarà chi ha bisogno. Una piccola chiamata al telefono non, non, non significa molto, ma un piccolo segno di vita, ma c'è bisogno di vicinanza. con questo distanziamento sociale, abbiamo bisogno più che mai di riavvicinarsi fra di noi. Non sì. so se sei d'accordo. Sì, certo, sono è il discorso che facevi prima dell'importanza di fare servizio, di essere di sì. aiuto per gli altri. Allora, Alice Pauline, non so se è inglese o francese, o se è uno pseudonimo dice: Se tu vai nell'aldilà e sei visto esseri del mondo parallelo in mezzo alla natura. Non so se questo vuol dire fate gnomi, eh? però prima aveva chiesto, non so se lei è un altro, se è possibile vedere nel causale gli esseri del mondo mitologico. Allora tante faccio domande cerco di essere breve perché sono tutti beh spesso quello che faccio sono piccoli corsi con i bambini fino, intorno a, fino a 15 anni massimo e, da, da, dai, dai 5 ai 15 e, ed è bello perché li, li porto a vedere le fate gli elfi di, e tutti gli esseri della natura e ci riescono è eh, più o meno è raro che ci sia una persona, una, un bambino che non li veda, quindi sono molto presenti, sono abbastanza facili da, da, da vedere, bisogna allenarsi un po', ma non è difficile vedere qualsiasi natura la, la cosa più difficile è cercare di sorprendere, sorprendere le persone per permettere nella testa di accettare che sia possibile un incontro, ma li, le fatte hanno tanta voglia di incontrare noi e quindi... L'ultima volta che l'ho fatto mi sono incontrato con un adolescente no, che aveva addirittura 6-16 anni e lui all'inizio non ci credeva come molti adolescenti, ma sì, ma che cos'è questo? Piano piano, dopo un'ora e mezza di sentire gli altri che li vedevano, che sentivano, perché se, se, con i bambini le fattine vanno sulle dita e quindi fanno tic 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 e sentono come un piccolo scarico elettrico che... Che salgono al braccio quando, quando sono in contatto e quindi hanno, ah, ma allora mi sta salendo, mi sta ballando sul braccio e quindi è bellissimo vedere questi segni perché sono molto le fatte, cercano di fare i piccoli segni concreti perché così il bambino rimane aperto, così quando sarà un adulto eh, rimarrà con queste capacità crescendo, è molto importante secondo yeah. me. E quindi eh, prendendo eh, questo spunto, allora lui lentamente gli dico: beh. Se vuoi, ti aiuto a contattare questi mondi. E quindi gli dico: beh, andiamo a, a scoprirli perché visto che ti interessa, adesso che hai scoperto. È, è, è si è, è avvicinata una regina delle fate a lui e inizia a parlare con lui. E è stata una cosa molto, molto bella perché la regina parlava attraverso di lui. Se cioè, non, non sentivo la regina, ma era lui che parlava con la voce della, della regina, e che diceva quanto è stato a 15 anni non, non si ha un discorso così profondo, e lui, questa regina parlava con lui dicendo che quanto noi umani siamo diventati egoisti e soprattutto il nostro orgoglio ci fa credere di essere soli al mondo. Gli unici, i più importanti. Gli unici, gli più importanti. <ride> quindi, anche a me e quindi questi sono le fatti che agiscono e quindi è proprio questo che, che sta accadendo che loro dicevano non sapete quanto c'è bisogno di una rete per vivere noi siamo tutti in rete tra di noi esseri di uh, esseri fatte, elfi lavoriamo tutti in combinazione voi siete gli unici di esservi staccati dalla rete ed è stato un messaggio molto profondo. E credo Bene. che sia questo da ricordarsi, che noi dobbiamo riagganciarsi alla rete oggi più che mai. Peter Pan diceva che in realtà il suo scrittore, no, Browne, non mi ricordo più, diceva che per vedere le fate bisogna crederci perché loro ci sono, loro piangono quando noi non crediamo e svaniscono. Ti ho raccontato che io ho visto una fata recentemente? No. Mai successo, o meglio, forse da bambina, ma non, mi, non ricordo bene. Perché io avverto le presenze degli elementali, ma non li vedo. Ed ero assisi a San Damiano, nel, nella corti, nella, nel chiostro di San Damiano, adesso a giugno. Eh, prima che bellissimo. Di, ed ero in uno stato meditativo davanti a questi fiori, a questa pace. Per me il chiostro di San Damiano è un luogo sacro. Ed ero con la testa completamente vuota, cioè ero in, come in uh, adorazione una parola troppo forte, in contemplazione. E a un certo punto in astrale ho visto una libellula che aveva il viso di donna. È stato bellissimo, senza messaggi. Eh? E ho detto, toh, guarda, allora posso anche arrivare fino a lì. È una cosa che mi piace forse li vedevo da bambina ma non ho dei senti c'è un'altra domanda poi ragazzi se abbiamo fatto le 11 stasera eh, cosa vogliono dire i numeri doppi quando tu vedi 11 11 22 22 10 10 un, è un portale Allora, te? sì. sì uh, allora, finisco su un'altra domanda che... perché adesso chiudiamo Sf... poi tra un po allora per quanto riguarda la farfalla effettivamente quello che appare, anche se le, 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 le fate, allora ci sono le piccole, le grandi sono un po' diverse, ma quelle piccole uh, fate si vedono prima il cerchio, perché la loro aura, la loro uh, forza interiore. Poi, all'inizio, quando, quando le vedi lontano, vedi un piccolo chicco di riso che è il centro, e le ali sono l'irradiazione del cuore. Quindi quello che hai visto... È proprio l'impressione che danno le fatte al San Damiano. Dipendo, è stato un momento bellissimo. Senti, cioè... Ma significa che siamo in questo stato in cui non c'è più logica. E quando non c'è più logica nella testa, sì. entriamo nel cuore e tutto è possibile. Ero in alfa. Ti ringraziano in molti. eh? Giorgio Fontana ti ringrazia in molti. Tutti dicono che hai una voce che incanta. Aggiungo io come le sirene. <ride> <ride> e, e, senti, io direi di chiudere, Bernard, perché abbiamo fatto veramente le 11 quasi e ti ho, ti ho proprio sfruttato. E tanto tu tornerai da me, magari tra un chiaro, paio di mesi. Che, chiaro, credo, chiaro. Tra l'altro, abbiamo parlato di angeli e non di maestri. Abbiamo parlato soprattutto stasera, però vuol dire che andrei a. Per esempio una, una prima prossima puntata solo sui maestri, perché questo sarebbe tantissimo da dire su quello. Quando vuoi, in novembre. Decidi tu. Sì, tanto ci sentiamo e scegliamo una data. Io ti ringrazio, ti abbraccio, guarda. <ride> e un grande abbraccio a tutti, soprattutto in questo momento. E ringraziamo Molti di voi si sentite da soli. E soprattutto che so che molte persone si sentono isolate perché non hanno fatto il vaccino, eccetera, e quindi sentono un po' in sotto pressione. Ed è importante questo momento più che mai mettersi in contatto con il mondo invisibile perché ah, è una soffiata d'aria e questo vi aiuterà sicuramente. Aspetta, <ride> Grazie attimo, a tutti. Stai lì un attimo, solo, stai lì un attimo. Stai lì, è eh, sto che il mio... Che non, non vuole che chiuda io devo avvisarlo che stiamo finendo senti io ti ringrazio perché non organizzi un viaggio eh, in, da qualche parte beh, adesso andiamo verso l'inverno appunto non so nei luoghi della Maddalena nei luoghi sì. in qualche luogo beh, a gennaio vado in Egitto faccio tutto un percorso insieme alle piramidi in Giappone o da solo No, con tante persone. Ma, ma lì prendo solo i miei allievi, <ride> i ah. vecchi allievi che hanno finito la formazione. Li prendo tutti. E come fai? Facciamo tu? tutto un viaggio. Come si, fa a viaggi come si fa a viaggiare in questo periodo? No, ma allora sì, ba basta che tu ti fai uh, il, il tampone prima di partire sì. e poi in Egitto è molto più easy. Sì. E poi lo devi fare quando torni, però al ritorno, sì. E quindi prima della partenza, il giorno prima della partenza, tutti. Di nuovo tampone e via. E via. E quindi... Vabbè, sarà carino, ci racconterai e dove vai? Ovviamente nella piramide di Giza. Sì, abbiamo prenotato tutta la piramide di Giza per noi, sì. in una visita, visita privata e dopo andiamo nei tutti i luoghi meno conosciuti. Perché in questo momento è una meraviglia andare in Egitto. Ve lo consiglio a tutti: perché essendoci molto meno turisti, puoi visitare molti luoghi che solitamente non, non ti danno accesso. E pasto. quindi, e poi andare sulle, sulle orme anche quello che mi piacerebbe: anche, andare sulle orme del Cristo, in, mm. la, 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 dove la, quando Cristo è andato in Egitto, andare insieme alla famiglia dove lui ha fatto i miracoli, tutti i luoghi da, dove da bimbo già manifestava de, delle qualità incredibili. E, e sia Anna che Daniel hanno scritto tanti libri sul Cristo, e seno sul Cristo, yeah. sulle orme del Cristo. Non so. Non so, tu anche tu hai avuto delle esperienze di questo tipo? Beh, io sono, e sui luoghi, proprio sono attratto quando c'è la magia di un luogo, quando c'è stata la presenza del Cristo, si sente qualcosa, cioè, eh, ecco, il Maestro c'è stato qua. Lascia una traccia, lascia un'orma come? Lascia una traccia indelebile, e una firma. Sì. E spesso il luogo, ti dico un piccolo segreto, il luogo vero, si trova non nel punto dove vanno tutti i turisti, ma non lontano nemmeno. <ride> sì. Ma spesso a Cari, come a Betlemme eccetera, c'è il luogo, perché per esempio anche uh, il luogo, uh, il sepolcro, si sa che Cristo non è morto lì, non è possibile... Io non ho è possibile stato... niente al santo sepolcro, ma niente, oh. il luogo... ci sono delle guerre, non hai idea tra ma poco lontano si picchiano tra di loro è terribile ma non lontano da lì si trova il vero posto okay. e quindi eh, ma eh, come Bethlehem tutti vanno in un posto ma che non può essere storicamente anche non può essere quel posto lì invece perché è stata la, la regina eh, Elena la madre di Costantino che aveva avuto in visione questo posto invece il vero posto è un po' accanto e quindi dello stesso modo seguendo la, il cuore riesce a percepire il luogo e poi dopo scavando nei scritti antichi eccetera, riesce a trovare che quel è il luogo più plausibile e lì quando arrivi su un posto dove c'è stato Cristo ah, si, si, a me si mi sofferma la respirazione e mi arriva uno sguardo e questo sguardo non me lo dimenticherò mai questo sguardo che ha passato i secoli è un sguardo che penetra dentro di me e che ha lasciato un'impronta profonda e per me è lui quando incontro lui fantastico un grande regalo veramente un grande regalo ciao grazie, Bernard, a, e grazie a tutti di averci seguito in questa bellissima serata adesso chiude per, eh, Pasquale puoi chiudere Pasquale non chiude